Mr. Jerry? Ho deciso di fare un video improvvisamente dopo aver ascoltato avere un quadro abbastanza generale per quello che riguarda la politica del nostro paese ed esterna, perché ho visto che quello che avevo detto nel video precedente, cioè che sarebbe stato un 2019 tremendo, mentre lo dicevo, come spesso mi succede quando faccio questi video, no? Che mi ritrovo a dire delle cose e il me stesso, diciamo, mentale dice sempre ma come fai a dire queste cose, eccetera, così. E poi, come spesso mi è successo dall'80 fino adesso, poi mi sono sempre accorto che quella voce che sembrava che parlasse senza avere un fondamento, invece un fondamento l'aveva. E a riguardo della previsione che avevo fatto del 2019 come un anno terribile, mi ero detto, magari sì, comincerà però, diciamo, da dopo le elezioni europee, no? E invece mi sono accorto prima che è iniziato già da oggi. Che notizie ho saputo? Ho saputo che l'Italia del governo giallo-verde e verde, cioè giallo-verde perché c'è il giallo dei 5 Stelle e il verde perché c'è il verde della Lega, grande speranza del popolo italiano che per l'ennesima volta ha creduto che era arrivato il salvatore, si dovrà ricredere, perché il governo che c'è adesso è esattamente la continuazione dei governi preparati prima. Per cui oggi ufficialmente, il 18 dicembre, il governo giallo-verde ha firmato il Global Compact, cioè adesso potranno venire in Italia tutti i tipi di immigrati e noi dovremo mantenerli, e siccome non succederà questa cosa qui perché siamo già la canna del gas noi, per volere politico, non per sfiga del mercato, ma per volontà politica. Adesso, non mi ricordo più, ho perso un po' il filo, ho guardato uno che passava. Vabbè, sì, adesso sì, mi ricordo. Questo Global Compact che è stato firmato annulla praticamente tutto quello che avevano promesso in campagna elettorale. Ma non voglio parlare di questo perché è l'ennesima burletta di chi ci governa, che alla fine si verifica che sono proprio il contrario di quello che ci avevano promesso e che noi speravamo. L'altra notizia che ho sentito, invece ancora più importante, che conferma che il 2019 sarà un 2019 veramente di merda. Tant'è vero che io volevo chiamare l'albero dei penni che ho allestito adesso con quei 4 falli che mi sono rimasti perché sono sfuggiti al sequestro della polizia municipale, volevo, a differenza dell'anno scorso che l'avevo intitolato il Natale del cazzo, no? L'anno scorso il Natale del cazzo, per dire che c'era l'albero con i peni e anche l'albero delle anime. E quest'anno ho detto, quest'anno secondo l'area che tira sarebbe bene chiamarlo il Natale di merda, fondamentalmente, no? Però mi ero detto, no, magari le feste ce le fanno passare, invece no, non ce le fanno passare, oppure forse le passeremo sempre tristemente, sempre in conseguenza dell'asfissia iniziata anni fa con una tecnica demoniaca perfetta e molto intelligente. Adesso siamo in una situazione dove praticamente è ufficiale, è stato detto che cosa? C'è una banca a Basilea che si chiama BIS, che è considerata la banca di tutte le banche che, adesso mi sfugge il nome per dire le banche pubbliche degli stati, no? Mi sfugge, comunque la banca che dà i soldi alle altre banche, no? La banca di tutte le banche è la banca BIS, che è a Basilea, che ha detto
che ha detto che bisogna prepararsi a un periodo di grande sconquasso finanziario, perché tutti i dati in loro possesso stanno esplodendo. Cioè, tutta sta balla del capitalismo, no? Tutta sta balla della speculazione finanziaria, che è diversa, no, dalla economia reale, informazione che il potere si è guardato bene fin dall'inizio di non farsi capire bene la differenza molto semplice, molto comprensibile, tra economia e finanza. Perché come disse, mi sembra, Rockefeller, il fondatore della Federal Reserve, banca privata che ha i coglioni in mano di tutto il popolo americano, capito? Contraddizione in termini, perché uno Stato democratico che dà il potere della moneta dei privati, democratico, non c'è assolutamente niente. Beh, lui disse all'inizio, se il popolo sapesse com'è semplice l'economia, non staremmo al nostro posto un giorno di più. Ma il fatto di tenercelo ben nascosto e anzi ben cementato da quell'informazione ignorante che ti fa credere che è troppo complicato, tu non puoi capire di queste cose qui. Ci sono gli addetti, gli specialisti che hanno gli zero virgola, hanno le parole in inglese, se le inventano addirittura certe parole, che non hanno neanche nessun significato nella lingua stessa inglese, no? Come quantitative easing, no? Cioè, che cazzo vuol dire questa parola qui? Niente, però parole che appunto non devi capire niente. Allora, questa banca, il BIS, io la conosco, la conoscevo già, l'ho detto in un video precedente dove ho fatto una piccola storia di come il potere ci sta rubando la nostra vita, no? La nostra vita. Per dare un senso visivo di chi è sto potere, perché si dice, la banca, e magari è anche vero, la banca, la BIS di Basilea, si dice che appartenga ai Rothschild, no? Non mi stupirei, i Rothschild sono proprietari di una grossa fetta del mondo e hanno fatto andare la storia esattamente come volevano loro. Piccolo raccontino, battaglia di Waterloo. I Rothschild, che avevano già le loro spie, aveva saputo in tempo reale che Napoleone a Waterloo aveva perso. Mandò immediatamente l'informazione in Inghilterra dicendo Napoleone ha vinto. Questa informazione ha scatenato il panico, come lo scatena adesso, basta che ci dicono spread, basta che ci dicono vaccinatevi, basta che ci dicono debito, no? Uguale, no? Terrorizzati, hanno detto, oh mio Dio, qui arriva l'invasore, hanno venduto le loro proprietà, le loro ditte per due soldi a chi? Ai Rothschild. E il giorno successivo, due giorni dopo, è arrivata la notizia ufficiale che Napoleone invece aveva perso e i Rothschild si sono ritrovati un patrimonio minimo raddoppiato, se non triplicato, da un momento all'altro, semplicemente manipolando una notizia. E poi da sempre hanno prestato soldi ai governi, ai re, eccetera, con in cambio a un certo punto la promessa di dire sire, re, al quale abbiamo dato milioni, milioni, milioni della valuta del tempo attuale a Iosa, che non avrebbe mai restituito il re, e sapevano che non potevano dargli a rompere le scatole perché il re ti tagliava la testa, no? Furbescamente hanno detto tieni i soldi, non ci devi nulla, lasciaci solo l'amministrazione della moneta. E il re ha detto ma sì, però. E questo gli è bastato, perché da lì hanno messo le mani sul potere. Ma in realtà non sono solo i Rothschild, oppure i Rothschild sono solo una parte. La banca, la BIS di Basilea, è una banca fondata nel 1933 dai gesuiti, quell'ordine religioso di cui Papa Francesco, di cui se ne dice ogni bene da ogni parte, lui fa parte, lui è un gesuita. Questi gesuiti, dopo la crisi del 29, che mise in ginocchio non solo gli Stati Uniti ma tutti gli stati del mondo, fallirono,
Vi ricordate la raccolta dell'oro per la patria che viene fatta in Italia? Quella raccolta dell'oro, tutti gli stati la fecero nei confronti della loro popolazione, quella povera, andavano sempre, sono sempre andati ai poveri a prendergli le ultime cose che avevano rimasto. E hanno detto: con questo oro che raccoglierete, vi apriamo un conto intestato alla vostra repubblica e da lì ricominciate. E lì è iniziata la prima fregatura, perché adesso noi siamo delle corporation, tutti quanti noi, Italia compresa, siamo delle corporation, alle dipendenze, dipendiamo da questa banca BIS di Basilea, dove dietro c'è il Vaticano. Il Vaticano è il nostro proprietario, è quello che ci educa, è quello che ci dice di essere buoni, di essere accoglienti con il prossimo, di come fece Papa Francesco quando aprì. Che magnifico Papa che abbiamo, Papa che però non è un Papa, il Papa ufficialmente è Ratzinger, lui è... Vabbè, facciamo stare. E praticamente questa qui è la notizia che mi sento di dare. Ma voglio dire, finisce qui? Basta questa notizia allarmante per dire che è un Natale di merda? Non c'è nessuna speranza? Ovviamente no. Ovviamente no. Il casino nel quale entriamo adesso è un casino preparato per noi dalle nostre azioni fatte negli anni precedenti che non possiamo evitare. Dobbiamo attraversare quel casino perché quel casino è il prodotto della nostra ignoranza. E quando usciremo da quel casino, se sapremo far tesoro di quell'ignoranza, no? E non metterla più sul trono a dirigere il cuore di ogni essere umano, ma la teniamo nel suo esercizio che può fare molto bene, cioè di amministrare questo mondo, ma di lasciare perdere assolutamente discorsi di raggiungimenti di pace, di soddisfazione e di armonia, perché non sa cosa sono. Gli piacciono, ma non sa cosa sono. E se io gli lascio il potere di dirigere l'autobus della mia vita, questa guidando all'impazzata non fa altro che crearmi traumi dopo traumi fino a che non mi sfracella completamente la vita. Per cui, grazie a questi casini che abbiamo di fronte, noi verremo spurgati dalla nostra ignoranza e capiremo che è finito il tempo di credere. Ah, oh, ma io credevo che il potere mi voleva bene. Quando mi hanno detto che io dovevo vaccinarmi, obbligo te, obbligo, obbligatoriamente, diciamo forse forzatamente, no? Lo ha fatto perché ha a cuore il mio benessere, non vuole che io mi ammalo. Non vedete quanto amore c'è in chi ci governa? Ha a cuore la nostra salute. E io dico: davvero? È così premuroso che lui vuole prima di tutto che io non mi ammali, però non gliene frega un benemerito cazzo se non ho nulla da mangiare, se non ho nulla da curarmi veramente, che non abbia nulla dove io possa esprimermi liberamente nella potenzialità che ogni essere umano riceve direttamente come pacco dono dal creatore che gli dà l'onore di tenerlo in vita direttamente respiro dopo respiro senza chiedere in cambio neanche una genuflessione. E potrebbe farlo e non lo chiede. E aspetta che tu, dopo esperienza brutta, dopo altra esperienza brutta, ti accorgi che il tuo vero amico non è mai fuori di te, è mai dentro di te. Chiudo questo video rilacciandomi all'inizio, parlando della situazione politica e citando un episodio che è successo a cavallo degli anni 91-92, epoca della Glasnost, allora c'era Gorbaciov,
che stupì il mondo perché aprì democraticamente a delle situazioni dove ormai il sistema sovietico non ce la faceva più ad andare avanti, no? E questa Glasnost diede molte citazioni alla psiche di tutta la popolazione del mondo, no? E chiesero a Mikhalkov, un regista russo, cosa ne pensasse del momento della Glasnost. E lui disse: mi fa venire in mente una storia di uno schiavo russo al tempo degli zar del 1700, dove un padrone, no, aveva frustato un suo schiavo a sangue legato a un palo vicino ai campi paludosi della sua tenuta, e l'aveva lasciato lì appiccicato, sanguinante, con tutte le zanzare appiccicate al sangue, così l'aveva lasciato lì, no? Passa un uomo per la strada, vede questo schiavo flagellato, pieno di sangue e di zanzare, prende un ramoscello di olivo, di un ramoscello, una fronda, e gli scaccia via le zanzare. Lo schiavo, no, incatenato, legato, frustrato, eccetera, lo guarda e gli dice: ma perché mi odi così tanto? E questo qua rimane, dice: come ti odio così tanto? Ho preso ho preso qualche cosa per allontanarti le zanzare e tu mi dici che ti odio. Dice: no, tu, è vero, hai allontanato le zanzare, ma le zanzare che hai allontanato sono le zanzare che erano già piene, avevano già bevuto il mio sangue, avevano già affossato il pungiglione dentro di me, adesso dormivano e le hai scacciate via. Ora arriveranno le nuove zanzare affamatissime e affonderanno il loro pungiglione ancora di più dentro le mie carni sanguinate, e questo mi farà ancora più male. E io, quando sentì questa storia, dice: cazzo, mica, come un po' di positività, insomma, non senti finalmente una ventata di novità che ci può finalmente far star bene, far vivere in pace, no, cazzo, poi dicono che sei un uomo di cultura. Mi fece abbastanza incazzare, 91-92, poi, allora ero molto più confuso di adesso per quello che riguarda la politica, ero molto chiaro per quello che riguarda la politica interiore, e quella è stata la mia gran fortuna. Quella è la mia salvezza adesso che arriva la tempesta, quella vera, no? Ma mi riallaccio al discorso di prima. Mi sono accorto nel tempo, no, che tutti i politici che sono venuti in Italia, no? Berlusconi, quando venne su Berlusconi, tutti quanti dire: ah, forse sarà lui, io gli ho dato un voto una volta a Berlusconi. Non è che mi aveva incantato, però piuttosto che il PD, come cazzo erano messi, o l'Ulivo, come cazzo erano messi, che proprio di popolare, di bene comune non c'era assolutamente niente, piuttosto Berlusconi, no? E c'è stato un momento dove Berlusconi, wow, poi Berlusconi si è visto che ha fatto sempre e solo i cazzi suoi e l'hanno cavato dai maroni, non perché difendeva il popolo italiano, è stato l'ultimo presidente del Consiglio eletto dal popolo italiano, ma non faceva l'interesse del popolo italiano, ma i suoi interessi, e per fare i suoi interessi si è messo di traverso contro i poteri forti. E i poteri forti hanno detto: ciccio, prendi e andare, e hanno mandato Monti. E Monti ci hanno presentato come il salvatore. Io mi ricordo una persona che conosco, insegnante di scuola, liceo artistico, che mi disse: oh, hai visto Monti? Ah, mi piace così tanto, mi piace così tanto. Io non mi ricordo cosa gli dissi, però mi ricordo che avevo l'immagine di Monti, no, non sapevo ancora che era una faccia da Halloween a essere proprio, come dire, political correct, no? Però lo vedevo quando parlava, no? Aveva sempre queste manine che dice: madonna, che sensazione di raspamento, di raschiamento, eh? E in effetti, siccome il corpo non mente mai, noi mentiamo con le parole, siamo bravissimi a mentire. Renzi quanti slogan ha tirato fuori con le parole, ma il corpo non mente. Quando dici delle balle, il corpo non ti segue, qui c'è un'intelligenza maggiore di qui e non la freghi. Però il discorso che volevo fare è: noi tutte le volte che arrivava un nuovo politico
Wow, anche con Renzi, un'altra mia amica, no? Mi disse: "Oh Renzi, a me mi piace Renzi, cosa ne pensi?" Io già gli dissi: feci così, no? E anche Renzi, via, andato, no? Prima di lui Letta, Gentiloni non ne parliamo, no? Me lo ricordo, Gentiloni appena nominato vicino, non lo chiamo presidente, perché non è il mio presidente, a Mattarella, no? Che gli diceva delle cose, e lui ascoltava, cioè, ecco, quello era il programma politico di quello che era andato a fare, a obbedire a lui che di noi non gliene frega niente, gli interessa solo di non offendere la trilatera, di non offendere i gruppi di potere, di non offendere la finanza, di non urtare la finanza, che abbiamo un debito così grande che ci dovremmo vergognare anche solo ad aprire la bocca, capito? Perché ci hanno fatto credere che noi siamo i pezzenti dell'Europa quando il popolo italiano è il popolo migliore del mondo. Del mondo, dati alla mano, non è campanilismo. Del mondo. Solo che noi italiani non abbiamo questa consapevolezza di noi. Noi siamo troppo esterofili. Basta che sei dell'estero, hai già un valore aggiunto in più. Ah! Noi siamo la salvezza del mondo, ma non noi italiani solo, noi individui, e a maggior ragione noi italiani, ma non conosciamo il nostro potere reale. Non lo conosciamo. E allora io pensando a tutti questi entusiasmi, no, sempre per il nuovo, mi sono detto perché noi, tutte le volte che arriva, ovviamente anche adesso Di Maio e Salvini, il nuovo, no, che grande speranza, infatti in questi giorni si stanno sciogliendo gli ultimi residui di speranza. Ancora qualcuno spera di arrivare alle votazioni di maggio. Spera di arrivare perché lì faremo un gran riscatto come nei film. Lì arrivano i nostri. Intanto, cioè, se tu sai leggere, perché Salvini è andato a mettersi la cappuccetta in testa? La dal Netanyahu a fare tutte queste mosse, perché ha firmato il Global Compact, che vuol dire venite pure immigrati, quando prima ha detto oh gli immigrati, così, cioè si sta così cosando. Comunque la domanda è perché siamo sempre così aperti? Tutte le volte che arriva un nuovo, no? Dentro di noi scatta un qualcosa che ti fa avere fiducia in lui. Ci ho pensato a questa cosa qui, perché per me non è un errore. Non significa essere ingenui. Questa è un'informazione che viene dal di dentro, perché ci ho riflettuto e deve essere così. Dentro di te c'è un'informazione che ti dice c'è qualcuno che sa fare le cose per bene, che può procurarti la prosperità in una vita umana degna di essere chiamata così perché fatta dal creatore. C'è un essere umano più grande di te che ha a cuore la tua situazione umana. C'è. Per cui tu sei aperto a questa cosa qui. Sei aperto a questa cosa qui. Solo che questo slancio naturale poi inevitabilmente viene deluso quando chi tu hai incaricato di essere, tra virgolette, anche poi senza virgolette, il tuo salvatore, ti dimostra che lui, a parte che non ci ha neanche mai pensato di salvarti a te veramente, ma ha sempre solo pensato a foderare bene i cuscini su quali metteva il suo bel culotto, no? Questa è la vera ragione, no? La nuova zanzara che viene. Adesso è il suo momento di ciucciare, non mi rompere il cazzo con i tuoi diritti che mi devo rifocillare, devo soddisfare la mia avidità economica, di ego, di idee, di psicopatie allo stato brado, in libertà, dico una cosa e il suo contrario, e in entrambi i casi esco fuori political correct. Abbiamo mai sentito un politico che, messo di fronte ai fatti, ai suoi misfatti, abbia detto sì, è vero, ho sbagliato? E è vero, non ho più niente da dire, sono messo all'angolo. No, qualsiasi cosa hanno fatto, cip-chop, cip-chap, cip-chop, democraticamente la colpa di un altro, perché loro
sono di una purezza assoluta. Per cui, magari chiudo, ci tenevo a fare questo video per dire: sarà un Natale di merda. Come l'anno sarà un anno di merda, ma riguarderà sta roba qua che deve crollare. Non il nostro potere di essere intelligenti, di comprendere, il nostro credo impiantato, trapiantato sulla verità, non tira fuori un benemerito cazzo. Se il seme che tu gli butti non esiste sul terreno vero, non viene fuori niente, niente. Puoi spenderci tutta la tua vita, quella dei tuoi figli e le tue future se ne avrai, non esce fuori niente. Niente, non è che a forza di piantare una fotografia di un seme, prima o poi il mio pensare positivo sarà premiato e quella fotografia, puff, butterà fuori delle foglioline. Non succederà mai. E questa crisi darà una bella spazzolata a queste robe qui, perché avremo gli squali che ci mordono le chiappette e lì ci sveglieremo. Ci sveglieremo, ma sarà un risveglio amaro per chi non è forte nell'equilibrio del cuore. Qui si vede, qui i discorsi stanno a zero, stanno a zero. Fedeli, fedeli di qualsiasi religione siate, se non trovate veramente il vostro Dio adesso, sono cazzi. Rido, rido, non so perché, non sono contento di questa cosa. Avrei voluto che l'avessimo capita con le buone, ma non siamo pronti per capire con le buone. Ognuno di noi pensa o si illude: basta che mi riservo il mio piccolo angolino nell'orticello e che il resto del mondo se ne vada. Io speriamo che me la cavo, mentre il mondo esplode, io speriamo che me la cavo. Non te la cavi andando ad attingere dalla tua intelligenza o dalle tue amicizie importanti. Non te la cavi, mi dispiace, te la puoi cavare se cominci ad entrare in confidenza con la realtà che è nel tuo cuore, che non ti giudicherà, non dirà: ehi, ce l'hai messo del tempo, eh? Con le buone e con le cattive ti si arriva. Un grande saggio diceva: non puoi costringere nessuno a ricevere la conoscenza di se stessi, perché se un cavallo non ha sete, anche se tu lo porti alla fonte, lui non berrà. Lui è stato zitto un po' e ha aggiunto: però si può fare in modo di fargli venire sete, e a quel punto il cavallo berrà da solo. Per cui cin cin a tutti e buon Natale di merda, perché dalla merda nascono i fiori, ma dai diamanti, come diceva De André, non nasce niente, ma puoi vedere solo una bella luce. Buon Natale e non vi bacio. Troppa merda in giro.